Cominciamo dall'antipasto, barchette di invidia con insalata russa. Guardiamo insieme gli ingredienti. Allora, delle carote, delle patate, dei pisellini anche surgelati, bevanda di soia non zuccherata, mi raccomando, olio di semi, un cucchiaino di senape, curcuma, aceto di mele, un pizzico di sale e poi ovviamente le nostre barchette, l'indivia. Con questa ricetta torno indietro nel tempo perché l'insalata russa è un classico delle feste e quindi anche di Casa Bianchi. Mamma la preparava sempre. Amavo poco le verdure, questo era un modo per farmi mangiare anche le verdure, diciamo non molto healthy, quindi non troppo sano. Però all'epoca andava bene anche questo, pur di farmele mangiare. Io ho iniziato a cucinare all'età di 6 anni, più o meno. Ho cucinato proprio emulando la mamma, quindi vedendo quello che faceva, finché un giorno non ce la faceva più, ovviamente nell'avermi tra le scatole, e mi ha lasciato la cucina, totalmente la cucina. Sto riducendo le patate a cubetti ed è fondamentale mantenere queste dimensioni anche per le amiche carote. Mi raccomando, tutta la verdura dovrà essere sbollentata, cioè deve restare croccante, soprattutto nell'insalata russa, dove ha un suo perché la verdura croccante. Pochissimi minuti in acqua bollente, con un pizzico di sale e ovviamente aceto all'interno dell'acqua. Così andiamo a acidificare e resterà ancora più buona. Ed ecco qua, ci siamo. Allora, anche la carota è pronta, aceto, mi raccomando. E direi che c'è tutto. Piselli, carote e patate, andiamo a sbollentarle. Potete coinvolgere anche tutta la famiglia. È un modo anche per sentirvi più uniti, insomma, per trascorrere dei momenti di festa diversi dal solito, insomma. Poi se tutti preparate qualcosina per la vostra tavola di Natale, insomma, è tutto più bello. 2 minuti e ci siamo, eh. La verdura, mi raccomando, croccante, quindi assaggiate tutte. Ci siamo, quindi è fondamentale questo passaggio, eh. E poi le lasciate raffreddare bene. Un mio trucchetto è farle addirittura il giorno prima queste verdure e lasciarle colare per tutta la notte con una carta assorbente sopra alle stesse verdure. È un modo per non portarsi dietro acqua che andrebbe a diluire ulteriormente poi la maionese. Quindi poi non è cosa bella vedere una maionese troppo liquida. Eccola qua, guarda, sta anche ben raffreddando, tamponiamola per bene. Eh sì, con l'insalata russa torno indietro nel tempo, come quando aspettavo Babbo Natale. Ecco, mi divertivo a elencare regali, sogni, desideri che poi in qualche modo venivano anche accontentati, quindi sì, un po' viziatello lo ero, devo essere sincero. Verdura pronta, iniziamo a fare la maionese. Bevanda di soia, non zuccherata, mi raccomando, eh. Aggiungiamo l'olio che deve essere nella doppia quantità rispetto alla bevanda di soia. La curcuma regalerà un colore giallo. La curcuma è una spezia alquanto saporita se la utilizziamo in grandi quantità. In questo caso permetterà soltanto di colorare di giallo la maionese e quindi in qualche modo di ingannare l'occhio, perché andrà a simulare il tuorlo dell'uovo. Aceto. A me piace piuttosto acidula, quindi abbondo anche di aceto. Pizzico di sale. E poi senape. Ne basterà un cucchiaino. La maionese è davvero pronta. Come vedete è stupendamente soda. È buonissima. La lecitina, che è un grasso, una molecola di grasso presente nella soia, nella bevanda di soia, va a legare come il tuorlo dell'uovo che contiene per l'appunto lecitina. Crea questa emulsione stabile con l'olio e il gioco è fatto. Volete assaggiare? Ho sfogliato l'indivia.
Quindi è un'insalata amarognola che si sposa molto bene per questa ricetta. Quindi l'ho sfogliato e ne ho fatte delle barchette stupende, nelle quali adesso vado a riporre la mia insalata russa. E le disponiamo sul tagliere. Potete aggiungere ovviamente uova sode, cetriolini sott'aceto, piuttosto che del peperoncino, del pepe. Cioè io sono molto libero alla fantasia dell'insalata russa, perché ognuno poi porta dietro anche una sua tradizione. Direi che ci siamo quasi. Allora, sistemiamo un po' il nostro tagliere. Nel momento ovviamente in cui la vostra barchetta sia troppo ondulante, coltellino e tagliate, rifilate la parte sotto. Che poi il bello di questa maionese, di questo piatto, è che non contiene colesterolo, quindi è la prima maionese senza colesterolo. Ve l'avevo promesso un menù di Natale leggero ma con gusto. Credo di avervi accontentato. Ma non è finita qua, anzi, siamo solo all'inizio. Eccole qua, le mie barchette di indivia con insalata russa e maionese senza uova.